Era da un paio di giorni che non vi portavo la carriera, ma ho deciso di dare priorità ad altri video. Quindi quest'oggi cominciamo immediatamente questi due video giornalieri con la carriera allenatore con il Palermo. Io vi chiedo di raggiungere almeno i 1500 mi piace e di rispondere alla domanda che trovate nello straw poll. Adesso bando alle ciance e buona visione a tutti. Ben a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con la carriera allenatore con il Palermo. Siamo all'8 aprile 2018, quest'oggi Atalanta, Hertha Berlino per i quarti finali di andata di Europa League e poi Sassuolo in casa. Giochiamo, non so se sono tre partite in casa, no, sono due in casa, quelle di campionato, e una in trasferta, quella di Europa League. Prima di cominciare con le partite vado a salutare gli ultimi due che hanno messo mi piace a una delle mie foto di Instagram, che sono Angelo Ferrari e Dario Faun 90. Quindi un saluto ad entrambi e vi ricordo che se volete essere uno dei fortunati e essere salutati in uno dei miei video dovete seguirmi su Instagram e ovviamente mettere mi piace alle mie foto. Raga, adesso però è tutto pronto, andiamo a giocarci immediatamente la partita contro l'Atalanta in casa a Renzo Barbera. Non sarà una gara facile perché l'Atalanta è una squadra abbastanza ostica da affrontare e in campionato quest'anno nella realtà lo sta dimostrando. Adesso sistemo immediatamente la formazione e cominciamo. Non so, ma molto probabilmente manterrò la difesa 5. Cambio di modulo perché in difesa siamo messi piuttosto male. Sono stanchissimi, Paletta e gol da riga. In più Boscagli è stato squalificato. Non so se è stato espulso nello scorso episodio oppure per somma di ammonizioni. Comunque, la fonte in porta: Tremolinas, Oxford, Rajkovic e Zampano. Centrocampo a 3 con Sallai, Kučka e Diawara. In avanti il tridente composto da Bailey, Cavicci e il Ciolito Simeone. Palermo-Atalanta, prima gara di quest'oggi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel pollice in su per continuare a supportare fino alla fine questa serie. Dallo stadio Renzo Barberi Palermo, Palermo-Atalanta. Sotto la pioggia, però i tifosi allo stadio ci sono arrivati. Sarà una gara importantissima perché se vogliamo sperare comunque di arrivare in una posizione degna in questo campionato, dobbiamo vincere quasi tutte le ultime partite di campionato. Quindi dobbiamo impegnarci il più possibile. Loro sono a 3 punti in meno di noi, quindi vinciamo, facciamo di tutto per fare anche un bel gioco e proviamo questo nuovo 4-3-2-1. Cavicci centralmente dal Ciolito con la punta per Bailey. Bailey salta l'avversario, può andare il nostro Leon Bailey, la tiene, una finta, ancora lui, Bailey va fino in fondo, viene fermato da Dramé. Mm. 1-0 Atalanta, una delle prime occasioni avute dagli ospiti, subito trovano il vantaggio. E cross sul primo palo, Paloschi interviene così. La Font fa quel che può ma non la prende. Gli ospiti sono in vantaggio. Sallai con la punta per Cavicci, può andare lui. Cavicci adesso allarga per Sallai. Roland prova a saltare il suo diretto avversario. Sallai la tiene, la sterzata. Sallai dentro la palla per il Ciolito. Corta da Zampano. Minchia che piedi da Fabbro. Kučka con l'esterno da Bailey. Bailey aspetta Tremolinas. Lo serve da Alessandro in chiusura. Tremolinas recupera. Dietro la palla al Ciolito. Si gira Simeone, fermato al momento del tiro. Simeone, la palla dentro per Cavicci. Cavicci, numero Cavicci dentro dal Ciolito. Non era neanche fuori gioco. Sì, era fuori gioco. Occhio errore, recupera il Ciolito Simeone. Ma dai, ma non era fallo. Mi dispiace davvero tanto, raga, perché la prima frazione di gara l'abbiamo dominata. Gli ospiti però hanno fatto un tiro ed un gol. Kučka si gira bene, la palla per il Ciolito Simeone non riesce a stopparla. Bailey, Sallai. Dai, andiamo tutti in avanti. Sallai, il lancio per Cavicci in profondità. Può andare il turco, vediamo se la tiene in campo. Cavicci ce la fa. Prova a saltare poi Prensa. Ci riesce, fortunato. Sallai, Sallai, scusatemi, Cavicci. Col sinistro deviata dal Ciolito, non ci credo. Tremolinas prova ad andarsene, vuole andare fino in fondo e poi crossare. Tremolinas è passato, va fino in fondo, la mette dentro, di testa Simeone all'85esimo minuto, la rete del Ciolito. Finalmente, che palle raga, partita dominata, ma loro un tiro, un gol, non ho parole. 1-1 all'85esimo, crediamoci, anche se manca veramente troppo poco tempo. Bailey di testa, Diawara, la palla dentro, Oxford la tiene, Oxford la palla in avanti per Cavicci, dietro per il Ciolito, non ci credo, rimessa laterale e finisce qua. Che palle cazzo, giocavano la Font, Kučka, e Bailey e il Ciolito che comunque è un ottimo attaccante e Cavicci titolare. Alla fine abbiamo una squadra stanca, piena di infortunati,
E va così, purtroppo. Forse perdiamo l'ultimo treno che ci portava all'Europa. Adesso concentriamoci sull'Europa League. Andiamo a sfidare l'Hertha Berlino. Mi dispiace tanto perché volevo vincerla quella partita. È un ritorno al passato. Questo video si chiamerà più o meno tipo ritorno al passato, raga, perché andiamo a sfidare una squadra che Mr. Kundispa ha già allenato in passato. E Suso diventa 81 di overall. Molto bene. Abbiamo un andamento davvero altalenante in campionato, perché a volte vinciamo tutte, a volte le perdiamo tutte, a volte le pareggiamo tutte. Quest'oggi vedremo come andrà l'altra gara, che dovremmo giocarla contro il Genoa, se non sbaglio. No, contro il Sassuolo, scusate, ho avuto un lapsus. Andiamo a giocare l'andata dei quarti di Europa League. Voliamo in Germania per affrontare l'Hertha Berlino. Giocheremo in trasferta la prima, quindi siamo abbastanza avvantaggiati su questa cosa. Speriamo che i tifosi dell'Hertha non facciano troppo casino. Allora, maglia... usiamo la nera contro la blu di casa dell'Hertha Berlino. Nebbia. Sistema la formazione e giochiamo. Eccoci qua, Hertha Berlino, Palermo. La Fonte, all'esame, Paletta, Goldaniga, Calabria, Galdames, Bruno Enrique, Bailey, Suso, Çalhanoğlu e Pavoletti. Raga, dobbiamo fare la partita della vita, perché almeno un trofeo quest'anno dobbiamo alzarlo. E anche se non dovessimo arrivare in zona Europa in campionato, fa lo stesso. Se riesco ad arrivare in finale di Europa League e magari vincere la Coppa Italia, o magari vincere sarebbe un sogno dell'Europa League, sarebbe già un'ottima conclusione di carriera. Hertha Berlino-Palermo, andiamo alla seconda gara di quest'oggi. Cominciano i quarti di Europa League. Siamo all'Olympia Stadion, Hertha Berlino-Palermo. Quarto di finale d'andata di Europa League. Guardate la coreografia dei tifosi dell'Hertha, inquadrato qui Mr. Kundispa, a cui tremano forse un po' le gambe per questo quarto di finale. Sarà una gara importantissima, sarà fondamentale segnare almeno un gol in trasferta. Inquadrato il nostro Çalhanoğlu, il nostro numero 10, il nostro fantasista, che è arrivato da pochi mesi a Palermo e sta già facendo vedere tutto il suo valore. In quanto a quella formazione dell'Hertha Berlino, idea andare immediatamente a giocare, questo dovrebbe essere Kalou. Palla al padrone di casa e dall'Olympio Stadium comincia Hertha Palermo. Molto bene Bruno Enrique, la palla per Galdames, adesso centralmente da Çalhanoğlu, che salta l'avversario. Çalhanoğlu, palla fuori di non molto. Ottima occasione comunque. Çalhanoğlu, giù la palla per Suso. Suso può andare, sterzata di Suso, la palla bella per Galdames. Galdames si gira molto bene adesso per Pavoletti. Pavoletti la prolunga per Çalhanoğlu. Il turco viene... no, rialzati, non ti sei fatto una beata minchia. Rialzati per piacere. Ma vaffanculo, ma che sfiga abbiamo. Ma è sempre rotto. Ma di che cazzo sei fatto? Di carta pesta. Mamma mia, oh. Fatto di ceramica davvero Çalhanoğlu. È sempre per terra, è sempre rotto. Al trentesimo minuto perdiamo il nostro trequartista preferito. Ma adesso entra Cavici. E negli ottavi è già successa una cosa del genere, se non sbaglio. Bailey ruba la palla all'avversario e se ne va, si invola verso l'area avversaria. Bailey salta l'avversario, la mette dentro per il pavo. Troppo tra i mani del portiere. Calabria, Cavici, lancio per Pavoletti. Esce il portiere, Pavoletti prova ad anticiparlo, ma il portiere è più agile di lui e la prende. Occhio nero, mamma mia che rischio. Calou in avanti per Altidor. Altidor, palla fuori. Batte bene, la mette sul primo palo, Paletta. Palla fuori. Un primo tempo davvero divertentissimo. 0-0. Accelera Bailey, serve adesso l'esame. Può andare al norvegese, in mezzo deve andarci Pavoletti. All'esame va fino in fondo, sfida l'avversario. L'esame si ferma, la mette col destro dentro. Pavoletti, cavolo, le prende tutte. Galdames allarga per Suso. Lo spagnolo, Suso si gira molto bene. Serve ancora Galdames che si gira dentro a Pavoletti. Pavoletti col destro, palla alta di non molto. Cavici porta palla, movimento di Pavoletti. Cavici la tiene, serve adesso il pavo. Pavoletti sfida il difensore, è passato, fermato, poi vediamo se è angolo. Sì, calcio d'angolo 67esimo. Bailey ci prova, parata. Finisce qua 0-0. Torniamo dalla Germania con questo pareggio, andiamo in casa a sfidare il Sassuolo, in campionato ovviamente è unico obiettivo vincere, un pareggio che ci può stare, però meritavamo molto molto di più, anche le statistiche lo dimostrano, meritavamo almeno un gol per giocare con più tranquillità in casa. Allora, scopriamo che il Torino purtroppo ha perso 3-1 col Bayer Leverkusen, Porto Liverpool 1-1. E Siviglia ha vinto 2-0 contro il Mainz. Mi dispiace davvero tanto tornare dalla Germania senza neanche aver fatto un gol dopo una partita così dominata. Dobbiamo accontentarci, nel ritorno faremo di tutto. Comunque abbiamo capito che
Contusione al gomito, 8 giorni fuori ce l'hanno. Comunque abbiamo capito che l'Hertha Berlino è una squadra battibile, possiamo al ritorno vincerla con tranquillità. Quindi possiamo dire che le porte della semifinale non sono del tutto chiuse. Andiamo a giocare contro il Sassuolo per l'ultima gara di questo episodio. Non abbiamo più scuse, dobbiamo per forza vincere. Ma dopo 3 giorni c'è la partita di Europa League, il ritorno. Per me quello è fondamentale. Quindi provo a mettere in campo la miglior formazione possibile, però pensando che nel prossimo episodio abbiamo una partita davvero molto importante per questa stagione. Raga, sono tutti stanchi e alcuni infortunati, cioè ce l'hanno con Rotario e la Padula. Questa è la formazione migliore che ho pensato di schierare. È 4-4-1-1 o 4-5-1. La Font, Molinas, Rajkovic, Oxford, Zampano, Pirlo e Diawara a centrocampo, Bentivegna a destra, Moore a sinistra, Sallai alle spalle del solito Simeone. Palermo Sassuolo, impegniamoci perché secondo me abbiamo ancora una minima speranza per riagganciare le prime, cioè non le prime tre, forse una tra la quinta e la sesta posizione. Possiamo prendercela, ma dobbiamo vincere subito. Cianolo, cosa minchia ci fai lì che sei infortunato? Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove non piove per quest'oggi finalmente, e speriamo che ci porti bene, anche se c'è questa lieve nebbia. Le squadre stanno entrando in campo, stadio gremito, vogliono tutti una vittoria, vogliamo tutti una vittoria. Quindi proviamoci. In quanto con Mister Conispa le squadre sono pronte a darsi battaglia. Siamo di certo non dalla decima alla ventesima posizione. Comincia Palermo Sassuolo, la terza ed ultima gara di questo episodio. Dobbiamo vincere. Voglio regalarvi una vittoria in questo episodio, ma ci serve soprattutto per risalire la classifica. Pirlo corta la palla per Bentivegna, il lancio per Roland Sallai, bella palla, Sallai ci prova, ma dovevo metterla dentro. Tra i Molinassi, lancio per Embre Moore, ha molto spazio il tedesco. Può andare Moore, accelera. Prova a entrare in aria Moore, in mezzo c'è Simeone, prova a cercare Sallai! Roland Sallai! La riserva, che la risolve sempre! 1-0 Palermo, al 17esimo. Sallai ha risolto davvero tante partite, nonostante abbia segnato pochi gol, ma tutti mezzi decisivi. 1-0 Palermo, la rete di Roland Sallai. Moore dietro da Simeone, cambio di gioco intelligente per Bentivegna, che la tiene in campo. A Curzio, Bentivegna prova ad andarsene con questa finta molto strana. Bentivegna salta l'avversario, serve Zampano. Zampano ancora per Bentivegna, lotta Bentivegna, riesce a metterla adesso dentro sul secondo palo, anzi era sul primo, troppo tra le mani del portiere. E avete visto che Zampano era finito in porta. Pirlo centralmente da Sallai, bella palla, Sallai ancora per Pirlo. Pirlo, un bel movimento, la palla per Sallai! Doppietta di Roland Sallai! Incredibile a Renzo Barbera! Il Palermo ne segna 2 nei primi 45 minuti. La rete ancora di Roland Sallai, ma ottimo l'assist di Pirlo che salta così l'avversario, poi gliela mette lì. Assist delizioso e Sallai, dai, non può sbagliare. 2-0, doppietta del nostro talentino. Oxford, Sallai fermato, poi Cioleto Simeone. Diawara può allargare, Diawara ancora. Simeone larga da Moore. Moore 1 contro 1, Moore salta, prova a saltare l'avversario. Ancora il piccoletto Moore, la palla dietro per Pirlo. Pirlo fa partire Sallai. Roland Sallai, niente da fare. Ancora Sallai lotta, De Frey la prende, un po' di confusione, poi consiglia allontana. Simeone, Sallai, movimento di Diawara, bella palla. Diawara si ferma, Diawara dentro per Sallai. Tra le mani di Consigli, volevo far fare la tripletta a Sallai. De Frey è andato, è passato, la palla è dietro. Sandro, la Font ancora, no, non ci credo, ma che culo di merda. Che culo di merda. 2-1, il gol che accorcia le distanze. E adesso inizia a arrivare l'ansia, la paura di essere recuperati. Sallai recupera, il lancio per Simeone, il Ciolito si gira molto bene, ancora Simeone, aspetta il compagno, serve dentro Diawara, Diawara dentro per Simeone, sbagliato, poi Sallai, non ci credo, ci siamo liberati il gol che avrebbe chiuso la partita. Diawara, il lancio per Moore, fuori gioco, dai che è finita, arbitro. E finisce qua, il Palermo torna alla vittoria in questo episodio, 2-1 battendo il Sassuolo con una doppietta di Roland Sallai. Festeggiamo, sono contento perché siamo tornati alla vittoria, lasciarvi un episodio senza vittoria mi avrebbe dato molto fastidio. Allora, classifica Europa League, marcatori, Pavoletti è secondo con 8 gol,
paura. Per chi me l'avesse chiesto, il Milan è a 87 punti ed è primo e tornerà ovviamente in Serie A il prossimo anno. Noi siamo al settimo posto, 52 punti, a 4 punti al quinto posto. Perché non crederci? Hashtag crediamoci, raga, qui sotto lasciami un bel commento con l'analisi di queste tre partite. In più lasciate un bel pollice in su per supportare la serie. Alle 18, se non sbaglio, uscirà Football Manager, quindi non perdetevelo perché quella serie sta diventando giornaliera. Mi raccomando, via i commenti qui sotto, in descrizione trovate tutti i miei social, seguitemi su Instagram perché ogni tanto faccio qualche diretta. E inoltre avete anche la possibilità di essere salutati in un prossimo video. Adesso è tutto, non dimenticatevi di condividere il video, iscrivervi al canale e andare a bruciare. Noi ci vediamo più tardi con un prossimo video.